Fabio Guadagnini, Impresa Comune. Buonasera a tutti. Allora, io rappresento Impresa Comune, diciamo una associazione culturale politica che abbiamo partecipato anche alle ultime elezioni a Napoli dell'anno scorso per fare esperienza politica e siamo sui territori locali per ora, Bagoli, Pozzuoli, dando una mano alle forze che vogliono cambiare veramente il territorio e non diciamo ai soliti noti. Il dibattito è stato finora ricco di interventi interessanti che hanno posto il focus sul desiderio e sulla necessità per i cittadini di aprire spazi di partecipazione politica dal basso. L'impegno civile dunque ci accomuna e sembriamo d'accordo sul fatto che le tradizionali forme di rappresentanza sono in crisi e camminiamo tutti in un terreno minato. Anche Impresa Comune si è prefissa fin da subito di tradurre le parole della Costituzione in regole di vita ed ha cercato e cerca di educare alla cittadinanza molti individui perché diventino persone e cittadini consapevoli. Poiché è un percorso che non ha mai termine, Impresa Comune cura un laboratorio politico permanente che in qualche modo, come il vostro progetto, è un contenitore, un incubatore di idee semplici e chiare, che non vuol dire semplicistiche, perché ciascuno ha contribuito a smontare e a ricomporre la complessità dei fatti con un lento processo di chiarificazione. In tal senso cerca di identificare risorse, opportunità e coinvolge tutti e ciascuno nell'essere autori e protagonisti di belle pagine politiche in senso lato, trasformando gli idiotes, cittadini privati e inesperti, in persone via via più competenti e responsabili. In tal senso cerchiamo di sottrarre i giovani, quelli che le ricerche statistiche definiscono millennials, alla disaffezione al voto, perché non lo sentono più come un loro dovere e di conseguenza non si sentono moralmente obbligati a votare. Cerchiamo di dimostrare che farsi fatti propri, come si dice a Napoli a mega manfut, è un comportamento da idiotes, secondo l'accezione greca, e che il potere più forte risiede nella sovranità popolare. Il voto di un poveretto vale quanto quello di un miliardario e quindi, visto che i poveri siamo la maggioranza, dovremmo vincere facilmente le elezioni. Grazie. E andiamo tutti a votare. Grazie. Già abbiamo finito? Sì. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.